Oltre 100 eventi organizzati da più di 50 soggetti in altrettanti luoghi della città, tra cui strade, parchi, piazze e teatri. Il Giugno Giovani 2015 si presenta particolarmente ricco di iniziative che coinvolgono tutte le municipalità. Da Fuorigrotta a San Giovanni, Ponticelli, Barra, Forcella, Scampia, sono previsti eventi anche fuori dai consueti circuiti della cultura e della movida. Dopo il Maggio dei Monumenti, dove il cuore della città di Napoli è il suo straordinario patrimonio artistico e monumentale, noi vogliamo che il cuore della città visibile sia l'altro straordinario patrimonio che sono i suoi giovani. È un calendario fittissimo di appuntamenti che vanno dal mercato di Poggioreale a Barra, Ponticelli, Secondigliano, il Parco dei Camaldoli e tantissime quindi novità, un modo per vivere la città di Napoli attraverso l'energia dei suoi ragazzi. Saranno 30 giorni di musica, arte, sport, visite guidate ed eventi che vedono protagonista il mondo delle associazioni, delle università, della cultura e dell'innovazione. Al centro, anche in questa terza edizione, il talento dei giovani napoletani. www.giugnogiovani.it per vedere il calendario. Sono più di 100 gli eventi, sono oltre 50 le location e tutto si sviluppa nella nostra straordinaria città che è Napoli. C'è poi un claim che è noi di giù. Vogliamo quindi raccontare all'Italia qual è la tenacia e la forza dei ragazzi del sud, qual è la loro capacità di realizzare cose estremamente belle. La manifestazione è organizzata quest'anno con il contributo di Vodafone Italia e si aprirà alla mostra d'oltremare con la quarta edizione di Napoli Bike Festival in programma dal 5 al 7 giugno. È un'idea di una città diversa, infatti il tema di quest'anno è proprio tutta nata storia. E apriremo il nostro festival con una pedalata il 5 giugno alle 18 che partirà dalla nuova piazza Municipio, una piazza che deve simboleggiare una svolta per la mobilità sostenibile per la nostra città. Questo corteo festoso attraverserà tutta la città, arriverà in mostra d'oltremare, dove lì si proverà a battere un Guinness dei primati, cioè realizzare la bici umana più grande mai realizzata al mondo. Noi metteremo a disposizione proprio anche delle piattaforme, anche dei nostri servizi per rendere assolutamente condivisibili eventi che vanno live. È giusto che la musica sia libera, condivisa tra i giovani, è il loro canale di comunicazione, anche il nostro.